Io credo che sia stata un'attività criminale, non ho nessun elemento chiaramente perché non faccio io le indagini, ma non posso credere che sia un fatto colposo o casuale. È gravissimo quello che è accaduto sul Vesuvio, grave che un paese non abbia la volontà politica di investire economicamente e istituzionalmente sulla prevenzione e sull'acquisto di mezzi determinanti quando succedono disgrazie di questo tipo. Erano giorni che ci stavano incendi sul Vesuvio, ci vorranno in alcuni casi 100 anni per ripristinare lo scenario ambientale naturale, oltre il danno per attività commerciali, agricoltura, attività economiche, residenze, persone che si sono terrorizzate e dovute allontanare dalle proprie abitazioni. Non ci sono parole di fronte a queste tragedie, l'ho detto anche più volte in questi giorni e sempre, bisogna investire sui beni comuni, sulla difesa sul territorio, sulla natura, sui fiumi, sui laghi, invece si va esattamente in un'altra direzione, sono le politiche liberiste che stanno sovvertendo i valori della vita. Oggi è una giornata molto triste per le popolazioni del Vesuvio, per i comuni interessati, per la città di Napoli, per l'Italia, perché sono ferite che non si rimarginano, non basta qualche giorno di tempo, è un disastro ambientale enorme e io mi auguro che la magistratura e le forze dell'ordine individuino i criminali, perché sono assolutamente convinto che è un'azione dolosa e un'azione criminale e non riesco a immaginare come possano delle persone ritirarsi a casa a dormire dopo aver fatto una tragedia di questo tipo, è come se avessero fatto un omicidio. Dovrebbe essere considerato un'emergenza nazionale visto che gli incendi oltre al Vesuvio stanno colpendo anche la Sicilia. Ma io temo che siamo solo all'inizio, per come è la siccità in questo momento e per come non si è investito in prevenzione a livello nazionale, per l'esiguità dei mezzi che abbiamo, io credo che è un'emergenza nazionale, il Paese deve dichiarare lo stato di emergenza nazionale da questo punto di vista, sia sulla siccità sia sugli incendi e non preoccuparsi quotidianamente di riunirsi di domenica per salvare banche ma cominciare a salvare il Paese. Ci vuole quindi anche un piano di evacuazione, perché il Vesuvio, a parte gli incendi. Sì, ma quello c'è, non è quello. Adesso il disastro grave è il disastro ambientale che si è procurato, poi ci sta tutto il resto, che oggi è il Vesuvio, domani sarà un altro pezzo, io e Messina, e così il Gargano, e così il Portogallo qualche tempo fa, Trump che si ritira dall'accordo di Parigi, cioè queste sono tutte condotte che sembrano separate ma che vanno tutte nella stessa direzione. Se c'è cambiamento climatico, non piove più e l'innalzamento del clima della terra diventa insopportabile, questi sono gli effetti collaterali, come sono effetti collaterali le desertificazioni, le inondazioni. La natura reagisce quando viene violentata e l'uomo la sta violentando da decenni, in particolare dagli inizi degli anni 80 del Novecento, quando le politiche liberiste hanno cominciato a radicarsi sempre di più nella vita quotidiana di ognuno di noi. Ecco perché chi fa politica, ma non solo chi fa politica, deve dare messaggi anche diversi, come noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare, e così i cittadini devono premere, devono difendere i loro territori, si devono arrabbiare, si devono ribellare di fronte a queste ingiustizie. Non ci sono i soldi. I comuni non hanno un euro, ma come ve lo dobbiamo dire che stiamo, pensate i colleghi sindaci questa notte di Ottaviano, di Ercolano, ma come si fa? Però non è vero che non ci sono i soldi, perché poi scopriamo che ci stanno 5 miliardi e mezzo per salvare le banche venete, non i risparmiatori, magari i risparmiatori, le banche venete e 64 milioni di euro al giorno per spese militari. Comprate qualche F-35 in meno e comprate una flotta di Canadair e di elicotteri che non ci sono. Dopo sei giorni sono arrivati qua, poi si verificherà se qualcuno le ha chiamate in ritardo, se non ci stavano, ma è un tema che se si incendia, se salvi il Vesuvio si incendia il Gargano, se salvi il Gargano si incendia un'altra cosa. E poi io considero molto grave, l'ho detto all'inizio, lo voglio ripetere oggi, lo dissi quando fu smantellata, eliminare il Corpo Forestale dello Stato è stata una scelta assolutamente scellerata. Il Corpo Forestale dello Stato aveva la mission di tutelare le foreste, i boschi, la natura. Andare in un'altra arma, quella dei carabinieri, che ha tutt'altra mission, altrettanto fondamentale del nostro Paese, è stato un errore strategico, istituzionale, politico, gravissimo, perché è stato il messaggio di dire boschi, foreste, natura, beni comuni non sono più una priorità, sono una cosa come altre, sono come la criminalità comune, la criminalità, sono altri contesti.
Corpo Forestale dello Stato aveva una professionalità enorme. Poi attenzione a quelli che si fanno i soldi con quanti più sono gli incendi, perché se ci sono gli incendi vengono presi a lavorare e quindi ci saranno più incendi perché loro lavorano se ci sono gli incendi. Io ricordo quando stavo in Calabria e mi occupai come pubblico ministero di parecchie indagini di questo tipo, tra le varie, la situazione si invertì quando si fece esattamente il contrario e qua anche molte indagini andarono in quella direzione. Il premio di produttività lo hai se ci sono meno incendi, esattamente il contrario, perché vuol dire che fai prevenzione efficace e non ci sono incendi. Sarei curioso di vedere come vanno le cose, come sono andate le cose nel Vesuvio in questi giorni. Quindi fatto grave, ferita che non si può saturare. Quello che è accaduto al Vesuvio sembrava un'eruzione, con la differenza che l'eruzione è un fatto naturale che non dipende dall'uomo che lo subisce, questo è un fatto che dipende da menti criminali, commissive ed omissive.